Che io parto a titolare, non ancora certo, però c'è la probabilità. Siamo in ballottaggio io e Altobelli sicuramente, ma chiunque partirà a titolare darà il massimo come farebbe chiunque che ha meno spazio. L'ultima giornata che voi non avete giocato non è stata molto favorevole per i risultati delle altre. Assume ancora più importanza la gara di sabato a questo punto. Tutte le partite comunque bisogna portare a casa un risultato. Questa qui è più importante perché è una diretta concorrente. Noi abbiamo comunque 5 punti di distacco e dobbiamo aumentare questi punti. Sarà una partita difficile perché loro vengono da un risultato positivo e noi dobbiamo affrontarla come tutte le altre. Dobbiamo battagliare e dobbiamo cercare di fare tutte le cose che ci dirà il mister in questa settimana. Finora, quando sei stato chiamato in causa, hai sempre risposto bene. Ti trovi meglio con la difesa a 3, a 4, come eri abituato a giocare? Io fortunatamente avevo fatto sia la difesa 3 che la difesa 4, quindi la mia preferenza non c'è, mi trovo bene con tutte e due le difese. C'è da dire che a 3 sei un pochino più coperto, però non trovo tutte queste differenze perché comunque con modulo a 5, se tu scali col quinto alla fine è sempre una difesa a 4, cambiano gli interpreti, però mi trovo bene con tutte e due le difese. E visto che stiamo parlando un po' di numeri, secondo te per restituire i giusti equilibri alla squadra, insomma, cosa manca? È una questione di modulo, una questione invece di approccio vostro, cioè nel senso di testa, finora dove dovete migliorare? No, sicuramente non è il modulo perché ci sono molte dimostrazioni che anche con il 3-5-2 in altri campionati c'è chi anche vince i campionati. Sicuramente dobbiamo metterci di più noi, sia partendo dal portiere, difensore, centrocampista e attaccanti, e vediamo che poi arriverà il risultato. La partita di sabato a tuo parere vale doppio, come diciamo vedendo anche che affrontate comunque una diretta concorrente. Sì, perché comunque se dovessimo vincere aumentiamo il distacco, è la cosa più importante adesso. Ecco, ci parli anche di questo avversario, cosa conosci, cosa ti preoccupa maggiormente? Comunque loro anche giocano col 3-5-2, hanno due attaccanti di categoria, non molto veloci ma comunque d'esperienza. Noi difensori innanzitutto ci studiamo le loro caratteristiche, come farebbe l'attaccante col difensore, e cerchiamo di fare una partita aggressiva, aumentando l'intensità. Cercheremo di fare la nostra arma all'intensità, appunto.